E poi ci sono anche altre problematiche legate alle prestazioni sanitarie delle popolazioni, dei cittadini che sono rimasti in Ucraina ma che vedono appunto le loro prestazioni sanitarie per la cura delle patologie bloccate proprio per questa guerra in corso. Oggi Luca Pompei, che vediamo già collegato con noi in diretta, buongiorno Luca, ha ascoltato il presidente di ANED, dell'Associazione Nazionale degli Emodializzati, che ha riportato un po' l'attenzione anche sulle problematiche legate alle persone dialisi in Ucraina, che in questo momento forse sono impossibilitate anche a curarsi. È così, Luca? Buongiorno. Buongiorno Anna, sì, è proprio così. Noi l'abbiamo definita un'emergenza nell'emergenza, perché pensate, in Ucraina su una popolazione di 45 milioni di persone ci sono almeno 20.000 emodializzati che non possono più sostenere le cure. Sapete tutti che le terapie dialitiche sono terapie salvavita ed è necessario, fondamentale, sottoporsi a queste terapie quotidianamente, perché sono delle terapie che in sostanza, per dirla in maniera molto semplice, sostituiscono l'attività dei reni, che sono evidentemente malati e non possono svolgere la loro funzione. Da qui l'ANED Abruzzo e la segretaria regionale Marina Stoppani, che abbiamo intervistato questa mattina nella sede ANED di Chieti Scalo, ha lanciato l'allarme, ma già si è attivata in qualche modo, prendendo contatti con associazioni del posto in Ucraina, in particolare con una dottoressa che ha dato una lista di nominativi di circa 80 persone che presto, nei prossimi giorni, saranno accolti qui in Abruzzo per sostenere queste terapie. È un piccolo gesto rispetto, Anna, ai 20.000 che hanno bisogno, ma intanto è un primo passo. L'ANED Abruzzo è in qualche modo associazione pilota per tutte le sedi regionali dell'ANED in tutta Italia, che già in queste ore, tramite il presidente nazionale Vanacore, stanno cominciando anche loro ad organizzarsi. Ovviamente servono strutture, già ha ricevuto Marina Stoppani la disponibilità di molti ambulatori privati e presto discuterà della questione anche con l'assessore regionale Sanità Nicoletta Veri, per vedere come la regione Abruzzo può dare il suo contributo. È una grande emergenza, ovviamente, e in qualche modo terremo d'occhio questa situazione per vedere gli sviluppi nelle prossime ore. A te, Anna.